Insegnante di scuola media va in aspettativa per un mese, agli studenti però consegna una lettera dove spiega le ragioni per le quali non accetta il ricatto del Green Pass. 15enne ferito in uno scontro con un'auto a Tre Ponti di Fano. Il comune di Fano ha 11 nuovi agenti di polizia locale, 10 uomini e una donna, quasi tutti del territorio. Le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. A Senigallia, Confartigianato organizza una settimana di incontri ad alto livello tra istituzioni, università e mondo del lavoro. A Marotta ha inaugurato un nuovo mosaico lungo 60 metri dedicato alla pace. Occhio alla notizia. In studio Marco Ferri. Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Allora iniziamo con la testimonianza di un docente, di un insegnante fanese di matematica e scienze che ha deciso di chiedere l'aspettativa per un mese per lanciare agli studenti un forte segnale, quello di non accettare il ricatto del governo, di lavorare solo se si ha il Green Pass. E inoltre di avere sempre rispetto reciproco, libertà di opinione e spirito critico. Dove sono finiti la competenza e il merito? Oggi il criterio che seleziona i docenti è un altro, purtroppo. Non si seleziona il personale per specifiche competenze, ma lo si fa all'ingresso, fisicamente, con il QR code che porta con sé. Questa è solo una parte della lettera scritta da Angelo Antonioni, docente di matematica e scienze da quasi 15 anni, attualmente in servizio alla scuola media Padalino di Fano. Il professore, che ha richiesto un mese di aspettativa, denuncia la scelta adottata dal governo che impone l'obbligo del passaporto verde anche per gli insegnanti e il personale scolastico. Qual è il suo umore e perché ha preso questa decisione? Allora, l'umore diciamo che oscilla tra il deluso, l'arrabbiato, il preoccupato, chiaramente per la situazione che si sta vivendo in generale e anche a scuola, che ovviamente è uno specchio dell'attuale società. La mia decisione di, tra virgolette, prendermi un periodo di aspettativa è stata molto sofferta, ma credo necessaria per dare un minimo di coerenza anche ai ragazzi. Tornare a scuola il primo giorno e fare finta che vada tutto bene, ha proseguito il docente, non mi sembrava corretto e ho cercato di spiegarlo agli studenti anche con una lettera che ho inviato ad ognuno di loro. Quindi ha cercato anche di dargli uno spunto sul quale riflettere. Sì, è quello che cerchiamo di fare, che ho cercato di fare sempre anche in classe, cioè stimolare la discussione, stimolare lo spirito critico, il pensiero divergente e quindi non accettare per buono tutto quello che viene detto. D'altra parte ci sono tanti insegnanti, ci ha detto Angelo, che stanno affrontando le stesse difficoltà legate a quello che il docente non chiama Green Pass, ma un lascia passare che divide i buoni dai cattivi, illegittimo, incostituzionale e privo di qualsiasi validità scientifica, ammesso, ha scritto il docente, che possa giustificare una simile discriminazione. Non posso entrare a prendere un foglio, non posso entrare a firmare niente, né tantomeno in classe a fare lezione. Quindi siamo arrivati al paradosso che un buon insegnante si distingue dall'avere o meno questo codice, adesso estremizzando un po' chiaramente. Però ecco, è preoccupante, specialmente in un ambiente dove la scuola, che dovrebbe essere proprio portavoce di inclusione, di integrazione, no? Questa sorta di diatriba, questa contrapposizione che stanno creando, tu sei vaccinato, tu non sei vaccinato, rischia di estendersi anche ai ragazzi, ma per i ragazzi diventa motivo di esclusione ulteriore, creando ulteriore disagio e malessere in un periodo in cui di disagio e malessere ne hanno già tanto. Al termine di questo periodo di pausa, poi che cosa succederà? Allora, questa è una bella domanda, io ancora non lo so, chiaramente il primo istinto è quello di rientrare a scuola perché mi mancano molto le classi, i ragazzi, quindi potrebbe essere una possibilità. Spero che le cose evolvano un pochino al meglio, per cui magari questa possibilità si riesca a concretizzare prima possibile.
Pensa però di vaccinarsi o di proseguire con i tamponi? Non lo so, però quello che ecco io ribadisco fondamentalmente è il discorso proprio di libertà costituzionale. Parte di educazione tutto, in questo senso. Parte tutto da lì, il fatto di dover essere, tra virgolette, ricattato per lavorare. Poi ognuno può trovare la sua strategia, che può essere un vaccino, può essere un tampone, però secondo me è a monte il discorso. E adesso, no, parlano di estenderlo anche ad altri settori, il fatto di essere, io uso tranquillamente questa parola, ricattato, perché se non hai quello tu non entri, credo che si chiami ricatto in italiano, insomma, se non sbaglio i termini, no? Dovremmo cercare di scardinare e riflettere un pochino su questa cosa, secondo me. E adesso la cronaca, un incidente che è avvenuto intorno alle 13 a Fano, secondo i rilievi svolti dalla polizia locale, un 26enne di terre roveresche stava percorrendo via Papiri alla guida di un'auto, una Ford C-Max, una volta arrivato in zona Tre Ponti si è fermato a causa del traffico ed è stato tamponato da un 15enne fanese che viaggiava in sella al motorino. A causa dell'urto il ragazzino ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato al pronto soccorso di Fano per le cure del caso. L'aggiornamento sul Covid: nelle ultime 24 ore si è verificato un decesso legato al coronavirus e si tratta di una donna di 82 anni, residente a Porto Recanati. Positivi riscontrati invece sono 102, la provincia più colpita è quella di Macerata con 33 contagi. A Pesaro Urbino invece si contano 15 nuovi casi. I ricoveri negli ospedali marchigiani sono in totale 79, uno in più in terapia intensiva, due in più invece in quella semi-intensiva. E in base ai dati forniti dall'Osservatorio Epidemiologico della Regione e Istat, nelle Marche il 54,7% di ragazzi tra i 12 e i 19 anni ha ricevuto entrambe le dosi di siero anti-Covid, mentre il 71% ha già ottenuto la prima dose. Scende sotto il 30% la quota di giovani non vaccinati. Da lunedì mattina hanno preso servizio a Fano 11 nuovi agenti di polizia locale. La squadra così sale a 50 unità. 10 uomini e una donna, di cui 8 fanesi o del territorio, sono stati accolti dal sindaco Seri, dall'assessore Sara Cucchiarini e dalla comandante Anna Rita Montagna, i nuovi agenti di polizia locale che hanno preso servizio a Fano a tempo indeterminato. Grazie al concorso che si è svolto in estate, la squadra sale così a 50 unità, anche se in base alla legge regionale ne occorrerebbero 61, cioè uno ogni 1000 abitanti. I vertici dell'amministrazione hanno voluto augurare ai neoassunti buon lavoro, richiamando alla necessità di garantire il rispetto delle regole. Vi chiedo di ricordare sempre che rappresentate l'amministrazione, ha affermato il primo cittadino. Queste assunzioni vogliono dare una risposta alla città che chiede attenzione, punti di riferimento e tutela dei propri diritti. Una comunità più è protetta, più ha la possibilità di attuare una politica di crescita. Un plauso alla polizia locale, poi è arrivato dall'assessore Sara Cucchiarini, che ha ringraziato il corpo per aver affrontato in modo egregio il periodo difficile della pandemia, nonostante un notevole sottorganico. Questi 11 nuovi agenti che arrivano sono linfa importante che attendevamo da tempo. Purtroppo il Covid ci ha fatto perdere un po' di tempo, un anno precisamente, altrimenti avremmo avuto già da tempo nuovi vigili. Il corpo oggi si compone di circa 50 agenti e grazie ai nuovi innesti riusciremo comunque nelle prossime settimane, e ne daremo comunicazione anche alla stampa, a pensare nuovi servizi in città, nei quartieri e soprattutto sulla strada, perché sappiamo che il tema della sicurezza stradale è un tema molto sentito e purtroppo le nostre strade sono pericolose. E adesso torniamo a parlare invece della nuova scuola appena inaugurata a Cucurano Carrara, perché alcuni genitori ci hanno segnalato la mancanza di parcheggio. Le immagini che stiamo vedendo sono state girate nel giorno dell'inaugurazione, ma ogni mattina c'è scritto un genitore: è un disastro, le cose vanno fatte bene, devono essere completate, niente da dire sulla struttura, ma con la macchina non si può andare e si rischia anche la multa. Andiamo incontro alla stagione invernale, ha continuato il telespettatore, e come si fa ad andare a piedi fino alla scuola?
Altra cosa assurda è che prima escono gli alunni che usufruiscono dello scuolabus, poi escono le classi un po' alla volta e finalmente si può entrare a prendere figli e nipoti. Molte famiglie, ignare di così tanto disagio, quest'anno non hanno richiesto lo scuolabus. Si facciano un esame di coscienza, concluso il genitore rivolgendosi al comune, e diano una risposta. E sempre in base alle vostre segnalazioni, lo scorso 14 settembre un segnalatore ci aveva inviato questa foto che ritrae un'auto finita nelle gradinate che danno sul centro commerciale in via Sebastiano Ceccarini, nel centro storico di Fano. Ad oggi, ha scritto il reporter, nessuno si è visto per sistemare la scalinata trafficatissima di gente che poi evidentemente con l'auto ha avuto qualche problema. Invece un altro segnalatore ci ha inviato questa fotografia di una grossa buca in via dello Squero a Fano, può essere anche pericolosa, scritto, ma siccome non è molto trafficata non tengono conto di questo genere di segnalazioni. E adesso invece ci spostiamo a Senigallia, dove lunedì prossimo prenderà il via la settimana dell'artigianato. La ripartenza del paese è attrazione artigiana. Capire dove è diretta la nostra economia e quali nuove esigenze hanno le imprese nel post-pandemia, tra formazione continua e innovazione della tradizione, diventa imprescindibile. Sono queste le premesse che hanno spinto Confartigianato e Impresa Ancona a Pesaro Urbino a lanciare una sfida, un'intera settimana di incontri ai massimi livelli tra istituzioni, mondo universitario e del lavoro. Si intitola Ars Ingenium, la settimana dell'artigianato, che gode del patrocinio della Regione Marche e del Comune di Senigallia e si terrà dal 27 settembre al 3 ottobre alla Rotonda Mare. 7 giorni di convegni, approfondimenti e anche l'apertura di una mostra assieme alla presentazione della pubblicazione Ars Ingenium Eccellenze ed Emozioni. Un viaggio speciale raccontato dal giornalista Maurizio Socci attraverso i territori, le tradizioni, la creatività dei maestri dell'artigianato artistico di Ancona e Pesaro Urbino. Vediamo che le piccole imprese sono state molto reattive nel partire. Abbiamo bisogno però di una squadra dietro, perché le difficoltà sono dietro l'angolo, e a partire da quando finirà il famoso 110%, ma comunque sappiamo già che anche tante altre attività che stanno andando molto bene hanno criticità nella fornitura, nell'approvvigionamento delle materie prime, e quindi vogliamo parlare di tutto questo per far sì che il nostro tessuto imprenditoriale possa affrontare le sfide di una competizione globale, come dicevo prima, non da solo ma con tutto il sistema che c'è attorno, a partire dalla politica e dal sistema politico nostro. Il programma degli eventi è ricco e intenso. Si partirà lunedì alle 17 con il taglio del nastro per la mostra e il convegno d'apertura, in cui si discuterà delle prospettive di sviluppo per l'artigianato, delle necessità delle micro e piccole imprese e degli strumenti a sostegno del comparto alla luce dei cambiamenti epocali del nostro tempo che impongono scelte strategiche. Nei giorni successivi invece si darà spazio ai giovani, all'artigianato 4.0, a quello locale, fino alla creatività come elemento fondamentale per lo sviluppo dell'attività d'impresa. Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul nostro sito occhioallanotizia.it. Abbiamo visto come oggi è difficile trovare giovani o persone che vengono a lavorare, c'è un tema occupazionale serio. E il tema anche del reddito di cittadinanza, l'obiettivo che si era prefissato non è stato raggiunto. Anche sulle pensioni minime dobbiamo lavorare, cioè dobbiamo lavorare sul senso di comunità, riportando al centro dell'agenda politica del nostro paese i valori sani, cercando di aiutare le persone a lavorare, a inserirsi nel mondo del lavoro, perché poi ricordiamoci che le micro e piccole imprese sono quelle che rimangono sul territorio e investono il territorio, e se noi vogliamo il futuro del territorio dobbiamo investire sulle micro e piccole imprese. E adesso invece con Filippo Pucci andiamo all'interno dei capannoni, dei carri del carnevale, dove i ragazzi dell'Istituto Nolfi Apolloni sono alle prese con la realizzazione di un carro allegorico che sfilerà durante la prossima edizione del carnevale invernale. Sono 20 i ragazzi del liceo Nolfi Apolloni al lavoro nella costruzione del carro allegorico di seconda categoria che sfilerà alla prossima edizione del Carnevale di Fano. Il bozzetto, presentato lo scorso maggio, è stato curato dalla giovane studentessa Matilde Parisi, che ha saputo cogliere, unire ed interpretare il legame tra Dante e la città fanese. Fano e la Divina, questo il titolo del carro.
Il bozzetto parla appunto di Dante, del suo rapporto con Fano, in modo particolare espresso nel canto quinto del Purgatorio, che ha come protagonista Jacopo del Cassero, per cui è una rivisitazione di questo canto, c'è cioè la montagna del Purgatorio, naturalmente le sette cornici, l'antipurgatorio dove si colloca fra l'altro il nostro Jacopo, tra i morti di morte violenta, e c'è questa lettura grottesca, carnevalesca, che i ragazzi hanno voluto offrire, con Dante che si arrampica nelle cornici del Purgatorio, sulle cornici, fino ad arrivare alla vetta del paradiso terrestre, che è raffigurato dal simbolo di Fano per eccellenza, che è il nostro arco o porta d'Augusto, insomma. Per cui questo lavoro appassiona tantissimi ragazzi che lo stanno svolgendo adesso anche nell'ambito del Piano Estate, e per il quale avranno anche crediti o riconoscimenti per il BCTO. L'opera è resa possibile grazie al carrista Ruben Eugenio Mariotti, insieme alla collaborazione dei maestri carristi della Carnival Factory, Matteo Ongherà, Luca Vasillic, Daniele Mancini Palamoni ed Anna Mantovani. In questi giorni i giovani partecipano ad ogni singola fase alla realizzazione del carro, esprimendo le loro competenze e dando spazio alla loro fantasia. Tra queste, la modellazione del polistirolo, il colore e le rifiniture finali. Un modo questo per coinvolgere i tanti ragazzi e studenti fanesi ad avvicinarsi al mondo del carnevale, e chissà mai che qualcuno di loro diventi un futuro carrista, dove ad oggi ce n'è veramente bisogno. Anche durante l'anno della pandemia non siamo mancati, siamo stati all'interno delle scuole in forma digitale, e quindi non molliamo in questo senso, perché ovviamente riteniamo che loro sono il futuro. Questo particolare progetto ci è caro. I ragazzi in particolare di questo progetto stanno lavorando su un nuovo carro che verrà presentato nel Carnevale 2022. E adesso spazio alla musica per parlare del concorso internazionale per clarinetto che si è appena concluso a Fano. Letizia Marchionni. Si è conclusa con successo la prima edizione del concorso internazionale per strumenti a fiato Città di Fano, organizzato dall'Associazione Culturale Arte e Musica del maestro Sauro Nicoletti in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio. Al bando del concorso, dedicato ai clarinettisti di età comprese tra i 15 e i 35 anni, hanno aderito musicisti da tutta Italia ed addirittura dall'estero. È stata una prima edizione che ci ha sorpreso in positivo, non solo per la grande partecipazione, ma per il livello dei concorrenti davvero di ottima qualità, ha affermato il maestro Sauro Nicoletti. Io questo progetto ce l'avevo nella testa già da un po' di anni, però non era facile realizzarlo, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo, proprio in generale, non era così facile. Poi alla fine, insomma, la Fondazione mi ha dato una grossa mano, anzi direi che tutti i meriti sono della Fondazione, perché poi queste cose ci vogliono i danari, come si dice, certo, per farle. Sì. E abbiamo messo mano a questa cosa con tanta passione, con tanta volontà. E io penso di aver fatto una bella cosa, aver creato veramente un qualcosa di importante, sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista turistico, perché sono arrivati tanti ragazzi a Fano e tutti mi hanno detto quanto è bella questa città e ci tornerò. E quindi questo è un piccolo monumento che abbiamo creato a Fano e speriamo di poterlo continuare anche negli anni futuri. Le domande di partecipazione inviate sono state 33 e sono state selezionate da un'apposita giuria, la quale ha scelto 16 concorrenti che si sono esibiti dal vivo alla Pinacoteca di San Domenico a Fano il 17 e 18 settembre scorsi. Di tutti i concorrenti sono stati 4 i vincitori a salire sul podio, di cui 3 secondi a pari merito: il 29enne Giacomo Arfacchia di Domodossola, la 20enne Maria Laura De Riu di Cagliari e la 18enne Francesca Bolognesi, anche lei di Domodossola. Il primo premio è andato al 27enne Lucio Brancati di Roma. In generale ho fatto un po' di concorsi, devo dire, e l'adrenalina in quasi tutti i concorsi c'è sempre. Dobbiamo cercare di far musica
e nello stesso tempo controllare il nostro stato d'animo, cercando di arrivare il più possibile al pubblico. Il consiglio base che posso dare è studiare con tanta tenacia e dedizione. Io sono sicuro che col sacrificio, con lo studio, si arriva ai propri obiettivi. E ne posso essere una testimonianza, perché non è il primo concorso che vinco da primo premio, ma altri due, quindi sono sicuro che con la dedizione, tenacia, costanza si possa andare avanti. E in occasione della Giornata Internazionale della Pace, sul lungomare di Marotta è stato inaugurato il nuovo mosaico intitolato Frammenti di Pace. Si tratta di un'opera di circa 60 metri realizzata dall'Associazione Chiaroscuro insieme a 51 artisti provenienti da tutto il mondo. E questa era l'ultima notizia in scaletta nel nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Tra poco la pubblicità, le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato al 29esimo campionato del mondo di pesca sportiva Big Game che si è svolto a Pesaro. L'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con il commento alla stampa. Arrivederci.